Allora, comincerei buongiorno a tutti. Io dico buongiorno perché c'è ancora il sole, non dico ancora buonasera. Quando scompare il sole dirò buonasera. Il mio compito era quello di moderare una tavola rotonda. Allora io l'ho concepito in questi termini: cercare di individuare, di dare degli spunti perché, come dire, gli interlocutori di questa tavola rotonda si potessero azzuffare tra di loro, perché fa bene, come dire, confliggere su delle tematiche, perché fa venire fuori lo spessore problematico e tematico di certi motivi, di certe prospettive. Allora, il problema, così come ci veniva indicato dalla traccia della tavola rotonda, la filosofia della religione tra teologia, antropologia e fenomenologia. Beh, a me è sembrato che questo ponesse due problemi di difficile soluzione, perché la filosofia della religione, mettiamo il caso che esista, che ci siano persone che la coltivino, che abbia, come dire, prodotto una letteratura, si trova in una condizione molto difficile. Mi sembra una nave che deve navigare in un mare pieno di scogli e dovunque vada rischia di, come dire, di, come, come quella nave che si è incagliata all'isola del Gigola, la Concordia, di inabissarsi, cioè di scomparire. Allora, questa, io dico, ci sono due problemi in merito alla filosofia della religione. Se non si vuole incagliare, se non vuole andare a fondo, uno, diremmo così, di collocazione nella universitas scienziarum, cioè nell'universo delle scienze, se volete con una parola un po' più semplice, forse meno ricca, nell'accademia. Dove la collochiamo? Questo vale tanto più per la nostra cultura, la cultura italiana, che nella quale la filosofia della religione non ha mai trovato una collocazione, diciamo, appropriata. Tant'è vero che spesso qualcuno viene e dice: ma di quale raggruppamento disciplinare, di filosofia morale? Sape, queste grandi cose, no? Questi grandi raggruppamenti accademici, che alle volte sono veramente qualcosa di, vuol dire, strano. Oppure la filosofia teoretica, dove la mettiamo? E nessuno sa dove metterla. Vabbè. Io però questo tema non lo voglio affrontare, anche se prima o poi bisognerà affrontarlo. Forse l'anno venturo, con la nostra associazione, se entriamo un po' più nello specifico del problema della collocazione, della natura, della filosofia, della religione, potremmo dedicarci un po' più di attenzione. Lo voglio lasciare un po' ai margini, anche se è un problema che c'è. Io poi, concretamente, quando devo dare una risposta, dico perché. Dico, secondo me appartiene ad ambedue. Ad ambedue, come dire, i gruppi disciplinari o le prospettive disciplinari. Perché sia una disciplina teoretica, e come? Guai se non lo fosse. Sia una disciplina che rientra, come dire, nella riflessione sul costume, sui costumi in senso kantiano, cioè dell'agire pratico degli esseri intelligenti, quali, non so se si pregio o non si pregio, quanto ho sentito stamattina, non mi azzardo a dirlo, si riconosce l'essere umano. Diciamo, rientra anche in quella prospettiva, anche perché uno come me, che viene da una certa tradizione che risale, diciamo, a Schleiermacher, non teme di, come dire, di localizzare la religione nel contesto etico
in senso molto lato, naturalmente. Però questo è un problema che ovviamente non vorrei affrontare qui, no? Allora, questo da un lato. Quindi, diciamo, il problema, ma dove la collochiamo questa filosofia della religione? Tant'è vero che c'è la tendenza, lo notavamo qualche mese fa, nella università italiana di marginalizzarla, la filosofia della religione. È una tendenza abbastanza forte. Ovviamente se io parlassi a livello europeo direi no, altrove la, diciamo, la prospettiva è molto diversa. C'è un'altra tradizione, c'è un'altra collocazione più, diciamo, disciplinarmente forte, anche se anche a quel livello ci sono dei problemi, ne dico solo uno. Tutto sommato la filosofia della religione è un po', come dire, egemonizzata dai teologi, il che a mio parere non è del tutto buono, vabbè, c'ha degli svantaggi, però la collocazione diventa, in quel contesto europeo, diventa molto più, come dire, ravvisabile, visibile, anche praticabile. Allora, io mi vorrei concentrare invece sulla collocazione della filosofia della religione come disciplina come dire, di ricerca. Ma chi vuole lavorare, chi vuole fare ricerca sul terreno della filosofia della religione, dove si coglie, di che tratta, di che cosa ha, con che cosa ha a che fare? Io qui ho usato una parola che ha un'ascendenza wikiana, va bene? La topologia non è di ascendenza vitelliana. Vitiello ha fatto la topologia, no, lui si è ispirato anche lui a Vico. Ma Vico dice, guardate, che se noi non sappiamo dove collocare un problema, un tema, noi questo problema e questo tema non abbiamo il modo di affrontarlo per bene. Quindi dove lo collochiamo? Questo il problema, che dovrebbe essere il terreno di lavoro, di riflessione, di tematizzazione della religione. Dove lo collochiamo? Io vorrei richiamare la vostra attenzione nella tavola rotonda proprio su questo problema. Allora, io direi che ci sono, come sempre succede in questi casi, dei rischi da, e ho detto, difficile collocazione. Se non troviamo il topos esatto, rischiamo di non capire dove stiamo lavorando, che stiamo facendo, a che cosa ci riferiamo. Quindi ci sono dei rischi da possibilmente evitare se questa navicella malferma non si vuole inabissare, che è la filosofia della religione, e poi ci sono, come dire, delle condizioni, io direi, non dispensabili, e quindi indispensabili, delle condizioni che circoscrivono e determinano l'ambito di una filosofia della religione. Allora, cominciamo a vedere i rischi di una comprensione della religione. Ce ne sono molti. Il titolo stesso ci induce a riflettere su questo, perché dice la filosofia della religione tra teologia, e che è una teologia, la filosofia della religione, secondo me sarebbe uno snaturamento della sua essenziale strutturazione filosofica se la riconducessimo a una teologia. È vero che nella tradizione, come dire, premoderna, teologia voleva dire diverse cose, voleva dire la teologia, come dire, fatta all'interno della, come dire, del mondo credente, ma poteva voler dire anche la teologia razionale, cioè è un'altra cosa, non è fatta all'interno del mondo credente, a parte il fatto che poi di fatto nella cultura, siccome la religione, come dire, egemonizzava in epoca premoderna la cultura, è chiaro che la teologia
poteva avere a che fare anche con la filosofia, no? Insomma, non sempre erano chiare, come dire, la collocazione dei discorsi rispettivi, degli ordini di discorso. Ma in epoca moderna c'è stata una netta separazione. Questo già nel tardo illuminismo, dove le quotazioni della religione si sono in certo qual modo, della teologia, no, non della religione, della teologia, si sono un po', come dire, degradate, no? E la filosofia si è trovata da sola a prendersi il carico di una delucidazione della, come dire, della religione. Non è stata un'operazione facile e qualcuno dice che è stata un'operazione in perdita questa. Io ritengo sia stata un'operazione, come dire, che ha arricchito, come dire, il mazzo di possibilità teoretiche e di, come dire, elaborazione filosofica relativa alla religione. Allora, se noi diciamo la filosofia è teologia, no. Però, come vi dicevo prima, per esempio, nella tradizione come dire, della cultura nord europea, se voi andate a vedere, io frequento gli ultimi 10-15 anni i convegni biennali che fa la ESP, cioè la European Society for Philosophy of Religion, e lì la filosofia della religione come dire, la si fa nelle facoltà teologiche. I teologi la fanno. Noi ci abbiamo, da noi, nella nostra cultura, ci abbiamo, se l'abbiamo, non lo so, un'altra tradizione, perché da noi la teologia è fatta in realtà nei seminari, quindi non nelle università, e quindi la filosofia della religione, dove sta? Questo è un problema. Allora, quindi, tra teologia, facciamo teologia quanto facciamo... Antropologia, altro grosso, come dire, ambito di ricerca, ma la religione la facciamo lì, cioè la filosofia della religione ha a che fare con quello oppure ha a che fare con altro? Il suo terreno di ricerca dove si colloca? Si trova nell'antropologia? È problematico, non è così semplice, perché anche lì la filosofia della religione finisce, può finire, corre il rischio di inabissare, di scomparire. Come, prima lo dicevo, non so a lei, non so a chi, come succede tra molti antropologi. Io proprio in questi giorni ho letto alcuni interventi ad un convegno di antropologia in cui la religione veniva, praticamente a mio avviso scompariva. Sì, si parlava di religione, ma non era religione quella. E fenomenologia, anche fenomenologia, certo, c'è nel Novecento si è creata una grande tradizione di fenomenologia della religione che ci ha portato a alcuni risultati di ricerca molto preziosi, di cui non possiamo più fare a meno. Però la filosofia della religione è, come dire, è appannaggio di una fenomenologia, oppure come la mettiamo? Non corre dei rischi se la riduciamo ad una fenomenologia della religione, alla filosofia della religione? Ecco, allora, in proposito, io ritengo che i rischi che una filosofia della religione che abbia un impianto consistente e convincente dovrebbe evitare questi tre rischi. Il primo, di essere ridotto a teologia, sia pure teologia razionale. Sono due cose diverse. Io ritengo che la questione della teologia razionale, che ha molto sviluppo nell'ambito, come dire, anglofono, e si parla molto di teologia razionale,
possa indurre, possa diciamo sensibilmente scivolare in una, come dire, riduzione della filosofia della religione a teologia. Allora, io lo dico questo senza, come dire, tener conto che in realtà poi la teologia, e qui un altro grosso problema che ovviamente io non posso affrontare in questa sede, no, butto lì degli stimoli. La teologia in realtà è una riflessione, la teologia è una riflessione seconda, di secondo livello, rispetto a che cosa? Al vissuto religioso, rispetto all'esperienza religiosa. Bene, è una prospettiva, questo è un insight che da noi non è molto diffusa, ma se noi leggiamo certi settori della letteratura intorno alla religione a livello, come dire, un po' più globale, non nel nostro piccolo orticello, nell'orticello della nostra cultura, noi vediamo che è molto sviluppato questo, no? Cioè questa concezione della teologia. E, come dire, in sostanza la teologia ha un impianto, io chiamo dossologico, cioè esprime la doxa del credente. Questa dovrebbe essere la teologia, a mio avviso una buona teologia. E quindi, ripeto, l'impianto di una teologia è notevolmente distante da quello di una filosofia. Allora, io lo indico con questi due aggettivi. La teologia è sostanzialmente e ultimamente dossologica, invece la filosofia è ultimamente e sostanzialmente critica, cioè non dà niente per scontato, cioè sottopone a verifica, come dire, critica, che cosa? Quello di cui deve fare ricerca, quello intorno a cui si discorre, quello su cui, come dire, si articola un discorso. Lo fa in maniera tale che questo discorso sia criticamente organizzato e saggiato. Notate, questo, tra l'altro, ci porterebbe sulla linea di un altro discorso, nel senso di demarcare poi l'approccio filosofico in senso critico dall'approccio delle scienze. Nella cultura comune si dà per scontato che le scienze sono scienze e il resto sono chiacchiere, il che può anche essere vero perché molto spesso, come dire, i filosofi, i teologi, insomma, fanno chiacchiere, ma non è detto che sia l'unica possibilità. Se un discorso, un ordine di discorso è criticamente organizzato, non è il chiacchiere, è una cosa seria. Cioè, come dire, ha valenza epistemologica, come valenza epistemologica la scienza che si fonda sulla osservazione. Ma è una cosa facile dire sull'osservazione. Io, se mi dicono delle cose, dei neutrini, quelle cose là, io dico, io non osservo niente, ma secondo me neanche il fisico che dice che osserva non osserva niente, perché lui osserva utilizzando degli strumenti. Allora, bella osservazione, certo, se io mi do certi strumenti io vedo delle cose, ma che vedo? Non lo so, insomma, è un problema serio, no? Cioè, c'è dietro l'osservazione di cui parlano i fisici, gli scienziati della scienza della natura, parlano di tutto uno strumentario, eccetera, eccetera. E poi mica è l'unica, è uno strumentario, come dire, che coinvolge quello che io chiamo l'orizzonte teorico entro cui una ricerca e una, come dire, verifica si può attuare. A livello filosofico lo strumentario è la critica e, come dire, la verifica viene fatta dall'analisi dei concetti, dall'organizzazione dei concetti secondo una struttura che sia comunicabile. Va bene?
Vabbè, ma è un grosso problema, io mi rendo conto. Lo voglio solo buttare lì come stimolo alla riflessione. Quindi possiamo dire che rispetto al, diciamo, ad una teologia, quindi la filosofia della religione, non può essere ridotto a una teologia, perché, come dire, deve avere un impianto critico e, come dire, è lontano, è distante dal linguaggio dossologico, diremo così, della teologia, che nella misura in cui la teologia abbia, sia impresa diretta con l'esperienza religiosa, se no è un'altra cosa, è una ideologia, eccetera, eccetera, il che poi succede anche questo, naturalmente, e comunque c'è un differenziale non riducibile tra il linguaggio e l'ordine di discorso che io chiamo dossologico, cioè relativa ad una doxa, dossologico vuol dire questo, che esprime una doxa, un credere, va bene? E il linguaggio invece razionale, cioè che si avvale delle strutture in atto della razionalità, che è proprio della filosofia. Non possiamo fare una riduzione, se no la filosofia della religione veramente si inabissa. E rispetto alla antropologia, anche lì c'è il rischio, se noi non teniamo le debite distanze, se non facciamo la opportuna delucidazione, delucidare è una delle funzioni della ragione critica, dell'intelligenza critica, delucidare. Dice, io sto usando questa parola, utilizzo questo concetto, ma che cosa voglio dire? Se non fa questo lavoro, la filosofia si riduce a chiacchiere, naturalmente. Ebbene, cos'è, diremo così, antropologia? L'antropologia sostanzialmente è basata su, diremmo così, sull'osservazione empirica, cioè su quelli che sono i fenomeni, come dire, che una indagine sul campo, loro parlano di ricerca sul campo, e giustamente, perché se no non fanno antropologia, beh, fanno altre cose, ma è una ricerca di carattere empirico che cerca di cogliere quello che in contesti culturali specifici si dà, si offre come religione, come esperienza religiosa, come vissuto religioso. La filosofia della religione è distante anche da questo impianto antropologico, perché il compito e, se volete, l'esigenza di una filosofia della religione, di una indagine filosofica sulla religione, si svolge su un altro terreno, cioè su quelle che io chiamo o chiamerei, passatemi almeno la parola, mira a evidenziare, a mettere in luce, e se non ci riesce fallisce il suo compito, il nucleo eidetico della religione, cioè il nucleo che conferisce alla religione quello di essere un fenomeno di un certo tipo, di una certa modalità rispetto ad altri fenomeni antropologici. Non è la religione un fenomeno antropologico, come dire, omogeneo ad altri fenomeni antropologici. Richiede un suo specifico strumento concettuale, nozionale, di ricerca, di tematizzazione, che è differente da quella di un'antropologia culturale, di un'antropologia della religione, nel senso della ricerca empirica sulla religione. Anche perché, leggevo proprio l'altro giorno, uno che è impegnato sul campo, anche ce l'ho qui, ma è inutile che la leggo, diceva, noi antropologi amiamo andare sul campo, andiamo a vedere nelle popolazioni sparse sulla faccia della terra dove sta il, come dire, la religione, dove ricorre la religione, cioè come si manifesta la religione. E dice, e noi vediamo che quelli hanno un'altra idea, hanno un'altra prospettiva rispetto alla nostra,
Io l'antropologo che vado lì, questo è un famoso problema per gli antropologi, no? Levi Strauss, per esempio, l'ha teorizzato. E allora, io quando vado lì, capisco che lì c'è un altro modo proprio di vivere la religione che da noi proprio non esiste proprio, meno male, io sono molto contento quando si trova una cosa. Lì c'è il rapporto faccia a faccia, non ci sono tutte queste sovrastrutture culturali che abbiamo da noi. Certo, quelli, poveretti, non hanno la medicina, non hanno gli strumenti, come dire, della modernità, però quelli vivono meglio. Anzi, quando vengo qua, dicevo l'antropologo, non vedo l'ora di tornare lì. Ma dico, scusate, ma in questo modo io non ho impostato, almeno nella dovuta maniera, il problema della, come dire, di afferrare, di mettere in luce, di tirar fuori cognitivamente, naturalmente, il nucleo che costituisce l'eidos, cioè l'idea fondante, l'idea strutturale della religione. Perché quella religione e quell'altra? E voi, se vedete gli antropologi, non ci dicono mai perché quella religione? La chiamate, ma chi lo dice? Perché? Dove sta scritto che quella religione? Diteci perché, fatecelo vedere. In genere non c'è. Anzi, in genere c'è l'idea di religione, come dire, banale, quella corrente, che non ho detto che sia molto, diciamo, illuminante, anzi probabilmente ci porta molto fuori. Cioè la religione è il modo col quale le società si strutturano, io credo che questo non può essere il nucleo eidetico di una religione, di un'esperienza religiosa, sarà un'altra cosa. Comunque, se non si demarca la tematizzazione filosofico-religiosa da quella dell'antropologia empirica, si corre il rischio di perdere proprio la sostanza del religioso. Che poi non è, può darsi che non ci sia questa sostanza, che, come dire, che sia un caput mortuum, non serve a nessuno, buttiamola a mano. Vabbè, possiamo pure arrivare a questo, molti ci sono arrivati, ma comunque lo si può fare solo se, come dire, il discorso e la ricerca circa la religione, circa l'esperienza religiosa, viene condotto con strumenti criticamente sorvegliati, altrimenti c'è una riduzione del religioso all'antropologico, all'empirico, eccetera, eccetera. Infine, c'è anche il rischio di ricondurre, di ridurre la religione ad una fenomenologia, e io so benissimo che la fenomenologia non è soltanto quella descrittiva, anche se è nata, diciamo, con l'obiettivo di descrivere i fenomeni così come si presentano, e molta parte della fenomenologia è sostanzialmente descrittiva, e che ci può essere anche utile. Ovviamente quando io cerco di evidenziare delle distanze, lo faccio non per buttare a mare un certo tipo di lavoro, no, ma per valorizzarlo. Per esempio, io ritengo che William James, ha fatto un grosso lavoro, a mio avviso, perché ha un po', come dire, coniugato insieme, diremo così, la descrizione dei fenomeni religiosi così come si presenta ad una indagine empirica, con la ricerca di quello che istituisce l'esperire religioso. Vabbè, Troeltsch ha trovato che aveva dei limiti questo approccio, però ecco, era una bella discussione. È una discussione alta, e probabilmente una discussione che tentava di evitare la riduzione della ricognizione filosofica della religione a queste altre dimensioni, che sono di altro tipo, sono legittime, ma sono di altro tipo. Allora, se noi evitiamo questi scogli e non facciamo inabissare
la filosofia della religione, cioè la tematizzazione filosofica delle esperienze religiose, dei vissuti religiosi, eccetera, eccetera, chi più ne ha più ne metta, allora come si può presentare, come si può, come dire, impiantare una tematizzazione del religioso? Allora, io prima di tutto dico, e lo dico anche in maniera un po' provocatoria, dobbiamo sviluppare una filosofia della religione. Notate, io dico subito, non delle religioni, io dico della religione. Perché dico questo? Perché la pluralità religiosa, che se volete empiricamente è il dato che più salta agli occhi, e non senza pensare a, che ne so, a popolazioni lontane dalla nostra cultura, anche quelle, per chi ha la fortuna di conoscere, io personalmente ne ho conosciuto qualcuno, ma ce ne sono chissà quante altre. No, ma io dico rispetto al nostro quotidiano, anche qui ci sono, come dire, comprensioni, modalità estremamente distante tra di loro. Allora io dovrei dire filosofia di tutte queste cose, eh no. Io, la filosofia della religione, come dire, ha come tema problematico, come problema, proprio la pluralità. Perché si dà la pluralità? Se io dico filosofia delle religioni, ho tagliato via tutto un ambito problematico, che è di competenza proprio della filosofia della religione. L'ho dato, l'ho reso aproblematico. No, ma quello è un problema, proprio quello è un problema. Perché si danno molte religioni? Anche perché noi veniamo da una cultura in cui la religione era una sola, era la nostra, va bene? Era quella cattolica, si diceva addirittura cattolica, a me quando io ero bambino così si usava, si diceva. Gli altri sono miscredenti. E guardate che oggi ci sono dei mondi in cui questa mentalità, come dire, è largamente diffusa. Beh, no, questo è un problema. È la filosofia. Se ne deve fare carico. Perciò io dico filosofia della religione, non delle religioni. Vabbè, è una, come dire, è un discorso, una ricerca, è un esercizio mentale teso, mirante a problematizzare che cosa? Come dire, le strutture nozionali che ci consentono di accostare questo fenomeno. Va bene? Cioè l'esperire religioso in tutte le sue varie forme. E non, come dire, quindi a una struttura, io la chiamo noematica, cioè deve elaborare delle nozioni, dei concetti che ci consente di erogare dei giudizi, perché se noi non sappiamo, come dire, che cosa vuol dire, che ne so, fede, che cosa vuol dire il divino o addirittura Dio, io poi preferisco sempre parlare del divino, come facevano i greci, voi sapete che i greci non avevano un nome per il divino, dicevano o Theos, che è il divino, noi il Dio, no, ma vuol dire il divino. Amen. Allora la filosofia deve, come dire, mettere a punto, evidenziare, lavorare sul contenuto noematico e non meramente empirico dell'esperienza religiosa. E non è un problema da quattro soldi, è un problema molto impegnativo, che compete alla filosofia, specificamente alla filosofia della religione. E quindi definisce il ruolo disciplinare, la collocazione disciplinare della filosofia della religione. Se non fa questo, è meglio che cambi mestiere la filosofia della religione. Allora, quindi il ruolo di questa filosofia è, prima di tutto, di essere, mo vado veloce perché sennò qui mi prendo tutti, quindi deve essere una disciplina filosofica, anche
quando è elaborata all'interno di un orizzonte credente. Io ho insegnato per anni filosofia della religione nella mia università e tutti quanti poi venivano da me e dicevano: ma professore, ma lei è credente o no? E dico: io sono filosofo. Voi che dite, che io sono credente? No, nessuno mi ha mai risposto. Io ho detto: sì, io sono credente, ma per altri, nella mia comunità religiosa io sono credente, e vuol dire certe cose nella mia vita concreta, lo so, ma come filosofo io faccio, come dire, ho un approccio critico, io mi occupo di certe cose che, certo, credo che gettino luce anche sul mondo credente, ma guai se no, non sarebbe filosofia, sarebbe, che ne so, un viaggio tra le nuvole che non serve a nessuno. Però, come dire, io la faccio in maniera tale che, dice, sviluppo una disciplina filosofica con tutto il carico, come dire, che è la competenza proprio della filosofia, del discorso, dell'ordine di discorso. Poi deve essere un approccio critico, cioè mette in discussione le stesse presupposizioni di partenza. Io sono credente, però io metto in discussione le mie presupposizioni da credente. Perché? Perché credente, poi, io non lo so adesso, il libro non l'ho ancora letto, quello che ci è stato presentato, ma il credere non è, come dire, un atteggiamento dossico, cioè di espressione di una doxa, di un opinare che è esclusivamente dentro l'ambito della religione. Il nostro quotidiano è pieno di doxa, non è pieno però di doxa religione, ma questa è un'altra, la doxa religiosa ha altri caratteri, però come si è il genere a cui appartengono tante modalità di credere, va bene? Quindi è un approccio critico, mette in discussione le presuppone di partenza, sia culturale, sia religiosa, sia pregiudiziale, eccetera, e solleva domande di fondo, ultimative. Quelle domande che sono, come dire, presupposto per la stessa posizione della domanda. Quelle sono le domande ultimative. E queste domande mirano a ricercare, a mettere in evidenza, ad accertare le condizioni di possibilità di qualcosa come l'esperienza religiosa, cos'è che la rende possibile? Quali sono le condizioni di possibilità? E quindi a quelle che io chiamerei la intuizione eidetica, in senso husserliano, della religione, dell'esperienza religiosa. Cioè quel nocciolo, come dire, irriducibile, che produce poi il mondo religioso. Infine, si deve dedicare la filosofia della religione alla delucidazione nozionale e concettuale, cioè alla fatica del concetto. Se non c'è questo, appunto, sono chiacchiere, stiamo facendo chiacchiere da bar, ma non stiamo facendo una elucidazione del nocciolo costitutivo dell'esperienza religiosa. E ancora deve cercare di accertare, appunto, non soltanto il nucleo essenziale, che io ho chiamato eidetico e genetico della religione, ma anche quella che, come dire, in qualche modo costituisce la sua infrastruttura inalienabile della religione. Su che cosa poggia? Noi che apparteniamo a una cultura della verifica, dobbiamo tenere conto, è questo il modo di verificare, diciamo, sul terreno di un'esperienza come quella religiosa, che ci sfugge da tutte le parti, non sappiamo da dove afferrarla, è un'anguilla, ma richiede la fatica del concetto. È un lavoro che compete alla filosofia della religione fare questo. Quindi quel nucleo è alla base di tutte le molteplici manifestazioni individuali, associative, culturali e persino istituzionali che si fondano su questo nucleo inalienabile. Se non si fonda su questo nucleo,
Io sospetto che non siano religiose, siano altre cose. Siano grandi istituzioni, siano grandi agglomerati culturali, sociali, che hanno altre cose, altre mire, un altro tipo di struttura, non quella religiosa. Allora, questo lavoro viene fatto poi in vista, e questo io ritengo importante, in vista della interpretazione congrua delle manifestazioni individuali e culturali e persino istituzionali della religione. Quindi interpretazione, diciamo, congrua, e serve anche, mira anche alla critica delle forme non autentiche di religione. La critica della religione non è un lemma, così, che a un certo punto è stato proposto e poi subito abbandonato, no? E soprattutto da coloro che avrebbero avuto il compito, i filosofi in questo caso, anche i filosofi della religione, avrebbero avuto il compito invece di pigliare la fiaccola della critica della religione, perché è la critica delle forme spure, non autentiche della religione. E quindi, combinato con questa critica delle forme spurie, la valorizzazione e la comprensione della pluralità e della diversità. Questo è il compito della filosofia e della religione. Beh, infine, l'ultimo compito che io individuo è quello di mettere in piedi, in cantiere, che cosa? Gli strumenti nozionali, cioè i concetti, i giudizi. Stamattina io vedevo che si saltava dal giudizio assiologico al giudizio modale. E come facciamo a lavorare in questo? Io non mi trovo. Come se, diciamo, io fossi l'edile che deve costruire una casa. E invece di usare il regolo, io qualche volta l'ho usata, non vi dico i disastri che ho fatto. Una volta ho partecipato come i Frères Bâtisseurs negli anni 70, no? E dovevamo costruire delle case. Non vi dico, facevo solo guai perché non lo sapevo utilizzare. Bisogna mettere a prestare gli strumenti nozionali e i paradigmi logico-discorsivi per un'adeguata ermeneutica del vissuto religioso e delle formazioni storico-culturali effettivamente presenti nel nostro mondo, nel nostro contesto di vita. Questo è il compitino della filosofia della religione. E io su questo chiamerei, diciamo, i nostri interlocutori a dire una loro parola. Forse, come dire, ho messo troppo carne a cuocere, però io l'ho fatto più che altro per dare un indice. Poi ognuno può aggregare o affrontare o aggredire la problematica dal punto di vista che ha maggiormente a portata di mano. Ecco, allora io procederei, come vogliamo procedere? Allora io terrei questa cosa. Comincerei con Tommasi, va bene? Uno, poi lei e poi lui. Allora, ognuno di voi possiede 20 minuti, certo io purtroppo ho bucato i tempi, 20 minuti per proporre la propria prospettiva. Io quando mancano 5 minuti faccio, okay. E voi regolate. Prego. Grazie, grazie molte. Allora io vado subito in medias res, appunto cercando di approfittare al meglio del tempo e tralasciando appunto gli scontati ma comunque sentiti ringraziamenti alla Fondazione per questa bella iniziativa, al professore per la bella introduzione, e proprio restando nello spirito in qualche modo delle iniziative della Fondazione, che appunto io conosco, come diceva Damiano, e frequento attivamente da diverso tempo, nel mio intervento cercando un po' di interpretare le intenzioni che animano i dibattiti in questa sede, cerco di proporre, inevitabilmente in maniera sintetica, direi violentemente sintetica, visti i 20 minuti, tre tesi sulla natura della filosofia della religione, confidando anche nel fatto che
per alcuni di noi che sono stati qua negli anni passati, alcune di queste tesi riprendono fili di dibattito che già si sono svolti in passato. E proprio appunto riprendendo un dibattito annoso che riguarda la filosofia della religione tout court e ha riguardato i dibattiti in questa sede, la mia prima tesi relativamente alla filosofia della religione è una tesi che suona come l'affermazione per cui la filosofia della religione è un problema storico, la filosofia della religione come problema storico. Ora, in che senso intendo che la filosofia della religione è un problema storico? Almeno da due punti di vista. Allora, questa tesi riecheggia, anzi riprende esplicitamente, letteralmente, il titolo di un'opera di quello che è stato il mio maestro Marco Maria Olivetti, che appunto scrisse un volume nel 1974 dal titolo La filosofia della religione come problema storico. In quel volume si sosteneva, sostanzialmente si mostrava come lo sviluppo della disciplina filosofia della religione, che, come ha ricordato il professor Sorrentino, nasce a un certo punto nella storia, nasce diciamo in epoca moderna illuministica, e sia strettamente legato con lo sviluppo di una filosofia della storia, e il problema della religione venga inscritto e compreso molto spesso dagli autori, dai primi autori che se ne occupano, in particolare nel romanticismo e nell'idealismo tedesco, in stretta connessione con il problema della filosofia della storia, essendo la religione l'ultima tappa, l'ultimo stadio, il modo rappresentativo, simbolico con cui si procede a quella totalizzazione che poi la storia avrebbe dovuto in qualche modo portare con sé. Quindi filosofia della religione come problema storico, perché è stata compresa necessariamente come legata al problema della storia, ma anche più banalmente e più basicamente direi, filosofia della religione come problema storico perché appunto, secondo quanto già detto, la filosofia della religione è un'invenzione storica e non c'è sempre stata. Ora, su questo punto in particolare, diciamo, si sono appuntati molti dibattiti, si appuntano tutt'oggi molti dibattiti, abbiamo discusso molto in questa sede, perché in qualche modo, non senza ragioni, un certo approccio di filosofia della religione ritiene che si possa definire come filosofia della religione tutto quello che nella storia del pensiero in qualche modo ha toccato la sfera appunto del teologico, del divino e del religioso in senso lato. Per cui quando, non so, ad esempio Aristotele parla del motore immobile o parla di una filosofia teologica come il culmine delle scienze speculative, beh, questa sarebbe una forma, diciamo, un prodromo o una forma, diciamo, originaria di filosofia della religione. Ci sarebbe, secondo questo approccio, una filosofia della religione in un autore come Tommaso d'Aquino, evidentemente in tutta la scolastica che, diciamo, si occupa molto della teologia. Ebbene, però, appunto, in tutti questi autori non c'è il termine filosofia della religione, non si parla di filosofia della religione, quindi se di questa operazione io comprendo evidentemente il senso, perché si basa su un'idea, diciamo, di senso comune spiccio, di linguaggio medio, ordinario, di religione, e evidentemente da un punto di vista tecnico questa operazione va quantomeno problematizzata, va quantomeno messa in dubbio e va affrontata da un punto di vista tecnico. Ora, che si parli di filosofia della religione per la patristica, per la scolastica, non è naturalmente una mia invenzione. Lo scorso anno, anche qui, proprio in qualche modo ci trovavamo con Aguti a discutere di questo fatto. Il suo, peraltro molto bello, manuale di filosofia della religione, appunto, parte con i filosofi greci e parla di filosofia della religione della grecità. Ora, questa operazione, diciamo, non è quantomeno non è scontata, quindi la filosofia della religione va quantomeno compresa all'interno di un processo storico, così come all'interno di un processo storico vanno compresi tutti i concetti che sono chiamati in causa nella nostra tavola rotonda, vanno compresi tutti i concetti che sono produzioni culturali dell'uomo. L'antropologia anche non esiste in qualche modo in un iperuraneo, ma è un prodotto storico che nasce in una certa epoca, idem la teologia, idem la fenomenologia,
E idem la religione stessa in quanto tale, quindi non tanto ora la filosofia della religione, ma che cosa sia religione è anche, in qualche modo, non è così chiaro se noi prendiamo gli autori e i testi che di religione si sono occupati. Sappiamo ci sono due etimologie di religione, sappiamo che inizialmente in epoca cristiana religione indicava piuttosto una virtù e non tanto un insieme di dottrine. Sappiamo soprattutto che non ci sono calchi e traduzioni univoche o evidenti di religione nelle lingue non solo non indoeuropee, ma per esempio anche con il greco antico è problematico quale sia esattamente e se ci sia esattamente una possibile traduzione di religione. Quindi lo stesso termine religione va storicizzato e se questo è vero, il primo problema della filosofia della religione è capire qual è l'oggetto di una filosofia della religione, cioè qual è la religione e se si possa dare in qualche modo una definizione di religione. Anche qui, diciamo, vado molto rapidamente, però solo per dire che in ogni definizione che si tenta e si è tentato di religione, inevitabilmente dobbiamo includere qualcosa che secondo la comprensione comune saremmo portati piuttosto ad escludere, o viceversa siamo portati necessariamente ad escludere qualcosa che vorremmo includere. Per esempio, se noi diciamo che la religione è la fede in un'entità trascendente, allora dobbiamo, diciamo, includere come religioni il satanismo, perché il satanismo crede in un'entità trascendente, dobbiamo includere i culti cosiddetti neopagani della Wicca. Dobbiamo escludere probabilmente il buddismo o il confucianesimo, che non so se e in che misura credono veramente in qualcosa di trascendente così come noi con le nostre categorie lo comprendiamo. Questa sottilizzazione, che può apparire in qualche modo estrema, ha però delle conseguenze anche da un punto di vista pratico, ad esempio quando si deve determinare quali culti e quali comunità possono accedere ad esempio al finanziamento da parte dello Stato o ad agevolazioni o a concordati, eccetera, eccetera, eccetera. Dico molto rapidamente, in Slovacchia pare ci sia una religione dello Jedi, di cui comprendiamo, diciamo, l'origine, che conta 15.000 adepti. Ora, se questa religione chiede l'ammissione in qualche modo chiede una forma di riconoscimento pubblico, dobbiamo avere una base teorica per poter affermare o negare che si tratti o no di una religione. Per altro verso, se noi affermiamo che religione è qualcosa che ha a che fare, è qualcosa che dà senso al nostro esistere, qualcosa che ha a che fare con un culto, con una liturgia, io non so se i tifosi di una certa squadra di calcio o i fan di certe band di rock and roll non possano definirsi religione, forse molto più di alcune forme invece che comprenderemmo in senso tradizionale. Quindi questo per dire che il concetto di religione è storico, il concetto di religione è teoreticamente fragile, sdrucciolevole, e secondo me il massimo che si può avere da un concetto di religione è quello che Wittgenstein chiamava somiglianze di famiglia. Quindi abbiamo in certo modo alcuni tratti che ritroviamo in tante cose che storicamente e secondo la comprensione ordinaria comprendiamo come religione, ma non possiamo o solo molto difficilmente possiamo darne una definizione univoca. O se qualcuno ce l'ha e ne ha una convincente, io volentieri la apprendo oggi. E questo non significa, appunto, io non propendo per la tesi di uno storicismo, diciamo, radicale, per cui diciamo allora si debba mettere necessariamente in questione tutto e si debba solo assumere la comprensione di religione che viene da testi e autori in modo differente a seconda delle epoche o delle latitudini. Evidentemente, diciamo, tutto ci è filtrato tramite le parole, ma le parole non esauriscono le cose, non esauriscono i concetti. Quindi evidentemente quando si fa una filosofia della religione o si parla di filosofia della religione anche per il problema di Dio in Tommaso d'Aquino, diciamo, capisco, diciamo, la sensatezza dell'operazione, quindi non voglio radicalmente metterla in questione. Dico solo che va fatto con una certa prudenza. Quindi
Primo passo, filosofia della religione come problema storico. Il secondo passo che volevo affermare è che la filosofia della religione è anche un problema politico. Quindi filosofia della religione come problema politico, volendo aggiungere il termine politica ai termini che sono stati menzionati, sono stati chiamati in causa nel titolo del dibattito, quindi teologia, antropologia e fenomenologia. Mi sembra necessario chiamare in causa il termine politica, mi sembra necessario da due punti di vista. Di nuovo, da un punto di vista storico, la tripartizione originaria della teologia con cui ha lavorato poi la tradizione occidentale è una tripartizione ellenistica che voleva la teologia divisa in una teologia mitica, quindi la teologia rivelata, la teologia del racconto, della mitologia, una teologia naturale, quindi una teologia fatta, diciamo, anzitutto a partire dalla fisica, ma che si pretendeva scientifica, filosofica, e appunto una teologia politica, cioè una teologia usata piuttosto come instrumentum regni. All'origine, quindi, diciamo, della vicenda della teologia da cui si origina poi quella della filosofia della religione, c'è questa tripartizione in cui appunto uno dei tre elementi fondamentali è proprio quello politico, e questo elemento politico si trova, diciamo, in qualche modo all'opposto, al culmine della vicenda della teologia e della filosofia della religione in epoca recente, appunto in quel tipo di sapere che è denominato teologia politica e che è uno, in qualche modo, degli esiti più attuali e più vivaci del dibattito che, appunto, in qualche modo quantomeno confina con quello della filosofia della religione. Questo, diciamo così, da un punto di vista storico. Da un punto di vista teorico mi sembra molto significativo l'elemento politico, perché nella vicenda della filosofia della religione, nella vicenda che porta e che ha portato storicamente alla nascita della filosofia della religione come un sostituto della teologia naturale e della teologia filosofica, c'è implicito, secondo me, un movimento di secolarizzazione e di spostamento nell'immanenza. Ossia, detto molto rapidamente e in maniera, diciamo, molto tranchant, però la teologia naturale, la teologia filosofica era un sapere che pretendeva razionalmente di dire qualcosa sull'oggetto Dio come oggetto trascendente. E la filosofia della religione nasce in epoca illuministica proprio come critica a questo tipo di impostazione e come un sapere molto più basato sui fenomeni empirici, cioè si fa invece una filosofia, cioè un'analisi razionale dei fenomeni che vediamo nel mondo che sono legati alla sfera religiosa. Quindi non si ha più fiducia nel fatto che si possa dire qualcosa su Dio, su oggetti trascendenti, ma piuttosto si fa un'analisi del senso e del significato che hanno alcuni fenomeni innegabili, empirici, come il fatto che gli uomini preghino, si riuniscano in edifici di culto, fondino comunità di natura religiosa, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, questo spostamento nell'immanenza, diciamo, in qualche modo è proprio sia dell'antropologia sia della fenomenologia. Antropologia e fenomenologia sono scienze, di nuovo, che nascono in epoca moderna come tali, non esistono queste definizioni prima dell'epoca moderna, e che in qualche modo pretendono di spostare l'indagine sull'oggetto religioso appunto in un ambito di immanenza, nell'uomo e nei fenomeni. Si perde quindi fiducia nella possibilità di dire qualcosa sul trascendente e si perde la fiducia nella possibilità di dire qualcosa che abbia una consistenza sostanziale, ma si hanno invece piuttosto solo fenomeni. Ora, diciamo, l'aspetto politico mi sembra rientrare e radicalizzare questa mossa in direzione dell'immanenza, perché evidentemente, appunto, a partire dalla critica moderna, si potrebbe prendere, diciamo, il marxismo come esempio, diciamo, più lampante, ma in generale tutta la critica secolare, appunto post-illuministica, alla religione è appunto in qualche modo la critica che vuole la religione come un instrumentum regni. Quindi si riprende in qualche modo il significato originario della teologia politica
e si afferma in qualche modo quella che può essere vista come un'inversione del